Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di un argomento interessante che riguarda il tetto soffietto. Quante volte mi mandate messaggi privati e mi chiedete: ma il tetto soffietto quando piove, quando nevica, come funziona? Entra acqua, non entra acqua, si bagna e tutto. Allora, partiamo col dire che il tetto a soffietto è semplicemente una tenda. Ok, è una tenda che costa dai 5 agli 8 mila euro, ma questo è un discorso a parte. Però comunque il telo è una tenda, quindi come tutte le tende, a forza di prendere sole, acqua, vento, pioggia, neve, il suo tessuto non diventa più, non è più impermeabile. Per questo motivo ogni tot, in base all'utilizzo che se ne fa, va trattato con dei prodotti specifici. Ho ordinato su Amazon un impermeabilizzante per tutto il telo e anche un prodotto per le cuciture. Questo perché? Perché il mio telo ha tre finestre. Una da questo lato è di plastica, che serve per guardare fuori e non ha la zanzariera. Quella dall'altro lato invece ha la zanzariera di serie, e io me ne sono fatta fare una in più davanti, in modo tale che ci sia un buon ricircolo d'aria, altrimenti solamente con l'oblò e quella di destra d'estate fa un po' caldo. Io non vorrei sempre essere noioso e toccare questi argomenti, però quando paghi un professionista per avere un prodotto, che vuol dire avere una finestra in più, io mi sono fatto fare una finestra in più, quando poi alla prima pioggia arrivi e ti ritrovi l'acqua dentro perché non è stata messa la cucitura termoisolante, no, la cucitura termo qualcosa, comunque non mi ricordo di preciso il termine, ma nelle altre finestre fatte di serie da SCA che produce il tetto ci sono, quando lo utilizzi e non ci sono queste cose qua e ti entra l'acqua, ti girano un po' le palle, sì, questo sì. Però per fortuna ho risolto in maniera molto semplice, perché ho utilizzato questo prodotto che si spennella sulla cucitura e non fa entrare l'acqua. È passato un anno e due mesi dall'installazione del tetto soffietto, io l'anno scorso e quest'anno l'ho utilizzato veramente tanto, anche sotto la pioggia, e quindi dopo questo periodo qua ci può stare che vada ritrattato. L'altro giorno pioveva e un pochino si bagnava, era umido il telo, quindi ho deciso di comprare questo prodotto. L'anno scorso lo comprai da un litro, ma mi finì quasi subito, nel senso che ne ho ancora tanto così. Quest'anno ho deciso di fare la spesa un po' più decisa e ho comprato il flacone da 5 litri, tanto lo lascio lì, mi dura, conviene e via. Lo vado a prendere. Ecco qua la nostra confezione. Allora, andiamo ad aprirla, così vediamo subito se c'è già un suo spruzzino o devo usare il mio. Ho tenuto quello dell'anno scorso perché, essendo liquido, non posso versarlo così a caso sulla tenda. Ho usato uno spruzzino tipo per bagnare le piante e via. Wow, eccolo qua. Allora, TX Direct Spray On è prodotto dalla Nick Wax Waterproofing. Cosa da non sottovalutare, considerando che è da 5 litri, insomma sarebbe impossibile fare così sul telo, si sprecherebbe un sacco di prodotto. Loro danno già uno spruzzino, che non so bene come si metta, però si inserisce così all'interno, però secondo me risulta un po' scomodo, perché comunque 5 litri sono pesanti. Allora vado a prendere il mio. Eccolo qua, ce n'è ancora un po' dall'anno scorso, questo qui è da un litro ed è ovviamente più comodo. Vado a prendere anche un imbuto, va? Eccolo qua. A posto. Quindi questo me lo tengo sempre dietro, così casomai dovesse servire non occupa molto spazio. Questo invece lo lascio in garage, così non mi occupa tutto questo spazio, però comunque mi conviene economicamente, è lì. Pensavo mi fosse arrivato anche il prodotto per le cuciture, ma non mi è arrivato. Adesso comunque avremo il nostro da fare già con questo,
visto che di telo ce n'è parecchio, quindi adesso vediamo un po' come fare. Allora, adesso vado a prendere la mia scala. Chiudo bene qua. Allora, quelli un po' fissati mi guarderanno male perché sto appoggiando la scala sulla carrozzeria, sul vetro, però tanto è tutto rigato, non è mezza riga in più che fa. Oltretutto non ho altri tipi di scale, se volete farlo sappiate che la finestra regge, lo faccio sempre quando pulisco i pannelli solari, non abbiate paura di romperla. Io comunque non mi prendo responsabilità a riguardo, però lo faccio spesso. E quindi niente, possiamo salire sul tetto e iniziare a utilizzare il prodotto. Bene, possiamo iniziare ad applicare il prodotto con lo spruzzino, molto semplicemente così. Andrebbe fatto da 30-40 cm di distanza, ma oggi c'è un po' di vento, quindi mi tocca farlo più vicino. Non c'è comunque problema. Bisogna passarlo due o tre volte, lasciando passare del tempo da una passata all'altra, in modo tale che si asciughi. Ovviamente, discorso fondamentale, fatelo quando c'è il sole, in modo tale che tra una volta e l'altra si possa asciugare molto in fretta. Qua dietro è difficile che si bagni perché è molto basso e c'è il tetto a proteggere il telo, però noi lo passiamo lo stesso. Bene, ora possiamo passare dall'altro lato dove c'è il tendalino e passare di nuovo il prodotto. Mi raccomando, fate sempre attenzione perché siete comunque a quasi 3 metri da terra. Qui c'è la zanzariera e poi c'è il telo. Sotto il telo deve essere impermeabile, quindi lo andremo a passare dall'interno, il prodotto. Però è comunque da fare, non dimenticatevelo, altrimenti in questa parte qua può entrare un po' d'acqua. Purtroppo c'è molto vento, quindi se non passo il prodotto vicino la maggior parte va via. Eccomi qua, ho spostato la scala e sono venuto nella parte posteriore che comunque, essendo più bassa, ha meno possibilità di bagnarsi, però una passata gliela diamo lo stesso. Bene, ora possiamo andare all'interno e fare due parti che dall'esterno non sono raggiungibili. Possiamo salire sul soffietto. Come vedete c'è un po' di caos. Allora, come dicevo prima, qua nella parte sinistra si può aprire, ma è un telo, ok? Questo è un telo di plastica per guardare fuori, quindi non passa aria e non può passare neanche acqua, ovviamente. Qui davanti invece tolgo le maniglie per aprire il tetto così non dà fastidio. Dicevo, qua davanti invece mi sono fatto fare una bella roba, un'apertura così che apre completamente. Però in caso di
presenza di insetti potrebbero entrare e potrebbero dare un po' di fastidio. Per questo motivo mi sono fatto fare anche una zanzariera. Questo telo qua però si può bagnare. Per questo motivo io vi consiglio di passare lo stesso il prodotto. Il punto critico che dicevo prima è proprio questo qua, dove c'è la cucitura. Questo punto qua è molto critico, infatti da qua entra l'acqua di cui parlavo. Il problema è che ero convinto mi fosse arrivato il prodotto, ma non è vero. In realtà è molto semplice da utilizzare. Arriva con un pennello, si schiaccia un po' e si passa tutto qua. Si passa una volta sopra, una volta sotto, si lascia asciugare e poi si ripassa. Io l'avevo passato anche tutto qua attorno dove c'è la cucitura alta. Avevo fatto la stessa cosa sia dall'interno che dall'esterno per non avere problemi, infatti la cosa ha tenuto più di un anno. Nella parte destra invece abbiamo un'altra zanzariera, quindi qui può entrare acqua. Qui può entrare acqua, come vedete qui c'è la zanzariera, può entrare acqua e quindi io vi consiglio di passare il prodotto anche qua. Soprattutto nella parte bassa, che è quella più soggetta a bagnarsi. Quindi dicevamo che i prodotti da utilizzare fondamentalmente sono due, uno per il telo e uno per le cuciture. Quello per le cuciture purtroppo non mi è arrivato, quindi non ho potuto farvelo vedere e farvi vedere come funziona. L'altro invece è questo qua, TX Direct Spray On. Io ho preso la confezione da 5 litri perché conveniva, è comunque una cosa che dovrò fare almeno una volta l'anno, tramite versando il prodotto in questo spruzzino per le piante che si trova a 1 euro nei supermercati, e così potrò farlo in maniera regolare e permettere al telo di non far entrare acqua, e soprattutto mi prenderò cura del tetto in modo che possa durare degli anni senza problemi. Questo non è il metodo migliore che esista sul mercato per impermeabilizzare il tetto, è il metodo che ho utilizzato io e che secondo me funziona. Se conoscete degli altri metodi fatemi sapere. Per chi pensa che sia un qualcosa di anomalo su un tetto soffietto che ha costi così elevati, mi dispiace, ma è semplicemente un telo, quindi come ho detto prima, come ogni telo di tutte le tende va trattato ogni tot. Io lo tratto ogni anno perché ne faccio un utilizzo massiccio. Ovviamente chi ne fa un utilizzo più sporadico può farlo ogni 2-3 anni in base alle proprie esigenze. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio il link in descrizione dei prodotti che ho utilizzato io. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non vi è piaciuto mi dispiace, ditemi cosa posso fare per migliorarmi e alla prossima, ciao!